Greetings, world. We are Anonymous. Questo messaggio altamente confidenziale è stato rubricato come sovversivo, chiunque lo ascolti è in grave pericolo. In Italia ai vertici della politica troviamo degli impostori il cui unico intento è quello di avvantaggiare le caste che rappresentano, con il fine di rimanere saldi al proprio cabrechino, si adoperano ad attuare misure demagogiche che di fatto sono solo fumo negli occhi. Gli impostori della politica si stanno apprestando a varare un decreto con delle misure per l'occupazione. Si tratta di disposizioni inefficaci e prive di costrutto strutturale, palesemente irriverenti nei confronti della Costituzione dato che privilegiano gli individui fino a 30 anni di età. La Costituzione italiana sancisce il principio di uguaglianza indipendentemente dalle condizioni personali e sociali, di fatto qualsiasi legge violi questo principio è anticostituzionale, quindi non è possibile dividere i disoccupati in base all'età. I governanti che sprecano tempo a decretare provvedimenti nulli, oltre ad essere dei farabutti, sono anche degli scellerati che pensano alla propria propaganda politica con fare demagogico, anziché operarsi nel rispetto della Costituzione. I disoccupati sono tutti uguali indipendentemente dall'età, chiunque violi deliberatamente la Costituzione, approfittando della propria carica istituzionale, dovrà risponderne e farà la fine del totastro. Non è ammissibile anteporre fini propagandistici al problema della disoccupazione, i disoccupati si aspettano riforme strutturali, tutti i disoccupati indipendentemente dall'età hanno il diritto ad un'occupazione dignitosa perché l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, il legislatore che non crea i requisiti occupazionali è contro la carta costituzionale e verrà costretto a risponderne dinanzi alla bandiera. La punizione sarà terrificante. Distruggete questo messaggio.